Finisce la gara fra Reima e Genova, vince Genova 3-0, siamo con Riccardo Zoadelli. Con cui commentiamo questa brutta sconfitta, si può dire la più brutta partita della tua squadra di quest'anno forse? Beh, diciamo che l'ultimo set senza dubbio, poi vabbè, i primi due direi che c'è anche qualcosa di buono da tirar fuori. Purtroppo c'è stata già un'altra partita con Milano dove più o meno abbiamo fatto una prestazione pessima, ma come quest'ultimo set no. Certo, vabbè, purtroppo quando siamo andati sotto di 5-6 punti poi non c'è stato più verso di riuscire a metterci in carreggiata e purtroppo è finita. Oggi sono stati tanti problemi in ricezione soprattutto. Sì, oggi sì, abbiamo avuto problemi in ricezione e direi che la ricezione dei primi due set sì, non è stata una gran ricezione, ma non è stato quello il problema, diciamo, secondo me di stasera, ecco, forse nell'ultimo set senza dubbio, ecco. L'altro problema, insomma, come accennavi tu, quello psicologico, appena siete stati avanti anche nel primo e nel secondo set, ma appena vi hanno recuperato avete un po' mollato. Sì, esatto, tutti e due, il primo set e il secondo più o meno si sono sviluppati alla stessa maniera, diciamo. Nel primo siamo andati sopra noi, poi di due quei pochi punti, poi nel finale non siamo mai riusciti a tenere botta e stessa cosa nel secondo set. Il terzo, vabbè, non è da commentare, diciamo. Commentiamo invece la classifica, insomma, che rimane invariata, però anche Sant'Antioco ha perso, quindi rimane lì. Era una buona occasione per arrivare in zona salvezza. Ce ne saranno altre. Sì, esatto, era una buonissima occasione, Sant'Antioco è a più uno e noi sappiamo che di queste quattro gare che ci mancano dobbiamo fare il più punti possibili e speriamo di riuscire ad andare a prenderli, ecco.